spagnolo, illustre musicologo, autorità indiscussa nel suo genere, un grande amico di Casa dei Pensieri, che ci fa questa bella sorpresa. Perché il professor Mioli? Perché il rapporto di Pasolini con la musica è molto complesso e ha tanti capitoli, ma siccome oggi si parlerà anche molto del film e del romanzo Teorema, in occasione della riedizione per Gazzanti del romanzo, il professore parlerà del Requiem di Mozart che accompagna in molte scene il film. Ecco, sono giunti Roberto Chiesi e Valtiero De Santi. Questa è una introduzione, non siamo ancora in attività, vi prego di accomodarvi, poi aspettiamo Marco Pacciantelli che poi presiederà. Ecco, qui presentare il relatore insieme ad altri che porterà il suo contributo, il professor Roberto, il dottor Roberto Chiesi e il professor Gualtiero De Santi, più il contributo che porterà da musicologo Piero Mioli. Mi limito ad aggiungere una cosa: Teorema, senz'altro, una focalizzazione sul significato in un anno così cruciale, il 68, di questo film di Pasolini, anche nella relazione tra il poeta, lo scrittore e l'autore di cinema. E perso il ricordo della sua scomparsa il prossimo 2 novembre a 40 anni da quello che accade tragicamente, anche lo scandalo, uno scandalo che non è ancora stato del tutto superato e continua ad essere un motivo di riflessione da molti punti di vista. Ma io, siccome una cosa avviene qui a Montagnola, a Bologna, vorrei dire anche del legame di Pierpaolo Pasolini con questa città, non per proporre una sciocca considerazione municipalistica o localistica, ma insomma perché nella formazione, insieme a un legame con il Friuli attraverso la madre e alla proto romano dello scrittore e del cineasta, c'è una formazione qui del giovane che frequentò Garrani, si diplomò prestissimo a 17 anni, poi si laureò con Calcaterra e poi nello stesso tempo seguì le lezioni di Longhi e inviò le sue prime prove a Contini, ricevendo qui a Bologna quella lettera che lo portò, come egli scrisse, a festeggiare l'apprezzamento ricevuto da Contini lungo i portici di questa città, a significare il fatto che insomma questo luogo è un luogo indicato anche per ricordarlo in un'andata di Pasolini a Roma, ma anche in un ritorno di Pasolini attraverso il fondo che, grazie all'impegno di Gramsci a suo tempo dell'amministrazione provinciale e di tanti, ha portato Laura Betti a consegnare alla Cineteca questo patrimonio prezioso che qualifica ulteriormente il lavoro che la Cineteca sta facendo anche da questo punto di vista. Ecco, io ci tenevo a ricordare questa radice pasoliniana in Bologna, a ulteriormente motivare le ragioni di un ricordo di Pasolini all'interno di questa festa in Montagnola e di questa serata promossa dalla Casa dei Pensieri. Mi fermerei e, se siamo d'accordo, tenendo conto del parterre dei relatori, chiederei a Davide di voler ulteriormente completare i motivi di questa serata. Grazie molto Marco, gli chiederei di spostarsi un po' verso me, se no rischiamo di perdere uno dei nostri con una disgrazia che non avremo mai nel nostro carnet. Bene, dunque, sono passati 40 anni quasi dalla morte di Pasolini, ma voi mi sentite perché io non sento nessun ritorno, è aperto? Sì, sì, bene, avvicinato. Sono passati 40 anni, ma 20 anni fa ne erano passati 20 e Casa dei Pensieri fece, e da lì nacquero poi le successive scelte di Laura,
fece un importante convegno insieme all'Istituto Gramsci, alla Cineteca Comunale e con l'aiuto degli assessorati, insomma, di provincia, comune e regione. Facemmo un convegno che è rimasto, io credo, nel percorso degli studi pasoliniani, perché ebbe due meriti. Il primo è abbastanza incidentale, insomma, se non dovuto all'olio di gomito di chi lo organizzò. Noi avemmo allora, e forse per l'ultima volta, tutti vivi, come dire, tutti i protagonisti delle amicizie, delle sodalità di Pasolini nelle sue diverse fasi di vita. Il libro è ancora adesso interessante anche per questo, insomma, che poi Pendragon stampò. Ma la seconda caratteristica abbastanza interessante che voglio citare, poi andrò al tema che devo svolgere oggi, che invece è più sul pensiero di Pasolini, è quello che quando noi organizzammo, Gianni Scalia ed io, quel convegno, all'inizio suscitò una certa perplessità, ecco, nel mondo degli studiosi pasoliniani, perché si intitolava Pasolini e Bologna. Ecco, devo dire che fu proprio, come dire, lo chaperonismo, il maternage di Laura che ci ha permesso di sopravvivere a una prima fase di critiche e ci permise di raccogliere tutte le adesioni che poi, di cui prima ho fatto cenno. Perché subivamo una certa incredulità all'inizio, nella fase preparatoria? Perché sembrava un campanilismo così lontano, no, dalla personalità di Pasolini, richiamare la città che pure era la sua città, la città di nascita, e quindi sembrava qualcosa così, un po' un'operazione un po' provinciale. Contemporaneamente sembrava anche un'operazione infondata, perché le città di Pasolini erano Casarsa e la città della madre, e dall'altro lato Roma e la città invece della scoperta esplosiva di una vita diversa da quella che aveva percorso in gioventù, soprattutto quello che sappiamo, no? Il mito delle borgate, eccetera. Sembrava che fra questi due poli non potesse esistere un polo localistico bolognese. Come dire, sempre nelle critiche c'è qualcosa di vero, no? Però la fondatezza invece non stava nella critica, stava nell'affermazione. Perché questo? Perché Pasolini ha avuto a che fare con Bologna, e qui arrivo al tema, dopo questa citazione che dà senso di un percorso che deve essere forse meglio conosciuto. La fondatezza sta invece nella, diciamo, nel rapporto tra Pasolini e Bologna, sta in almeno due, secondo me, periodi che hanno molti rapporti con il suo pensiero. Il primo, l'ha ricordato molto bene Maciantelli immediatamente poco fa, ed è quello della formazione. Certo, c'è Scandiano, per carità, ci sono altri momenti, però insomma Pasolini è fortemente inserito nella vita bolognese. Intanto perché dimostrò fin dall'inizio una straordinaria, da ragazzo, insomma, fin dagli ultimi anni del liceo, una straordinaria consapevolezza dell'obbligo morale di chi era erede di un'ultima fase di trasmissione, certo autoritaria, certo da superare, ma insomma di una complessità omogenea di un portato culturale, quale quello classico, la responsabilità di chi era erede di questa trasmissione che stava già per terminare, ed è veramente straordinaria la capacità di Pasolini, ragazzo, di individuare già questo passaggio come prossimo, e quindi, come dire, comincia lì, nella scuola e nell'università, una volontà egemonica di Pasolini verso gli altri suoi coetanei, è inutile citare i nomi, insomma non siamo in una sede, diciamo, di esperti, ma insomma ce ne sono stati alcuni molto rilevanti, no? Serra, altri, che coinvolge in progetti, qualcuno più abbozzato, altri subito scomparsi, ma insomma che vogliono rispondere a un obbligo morale di intervento sociale della gioventù colta.
non è poco, eh. E tra l'altro questo avviene anche prima della rottura col fascismo. Se uno vede il Setaccio, per esempio, come Pasolini scriveva, questo tema è molto presente ed è presente nel giornale del GUF, cioè della gioventù universitaria fascista. Raccontava Giovanna Beppo, un'altra carissima amica che ha seguito con noi quegli anni di percorso, di studio alla Casa dei Pensieri su Pasolini, che insomma, come dire, l'impressione mai poi dimenticata di questo ragazzo che costringe, no, una giovane conosciuta per la sua bizzarria e anche per la sua capacità quasi miracolosa di padroneggiare le lingue classiche, che aveva Giovanna da giovane, la costringe all'impegno, no? La va a trovare a Ferrara perché in qualche modo si butti, insomma, in una gola, non sappiamo neanche esattamente ancora, non sapere quale gola, no? Poi c'è stata la guerra, una vicenda molto particolare del fratello, come sapete, che è fratricidato, di una lotta fratricida all'interno della resistenza, ma ci tornerò dopo. Questa stagione della formazione quindi bolognese non è solo una stagione di formazione, è una stagione in cui nasce una delle caratteristiche di Pasolini, che è quella della volontà di buttare il ruolo dell'intellettuale direttamente nella vita sociale e nell'attualità. Questo elemento, guardate, che resta sempre presente, e io credo poi che chi ha approfondito meglio di me, insomma, sta anche, io penso, sotto la scelta di, per esempio, andare verso altri mezzi espressivi, no? Anche con la poesia, ma oltre l'unicità della poesia. Il cinema ormai oggi non è più considerato così, ma allora era il massimo degli strumenti possibili di diffusione, di presenza, di testimonianza. C'è un'altra stagione che lega Pasolini in qualche modo a Bologna, ed è la stagione negli anni 50 di Officina, questa rivista abbastanza importante, dove cominciano anche a concretizzarsi alcuni passaggi di Pasolini non semplici, nascono anche grandi polemiche con altre correnti molto importanti, ma molto diverse da quelle che lui in qualche modo capeggiava, appunto su come testimoniare, come essere impegnati, no? Usiamo questa frase generica, questo aggettivo generico, perché può immediatamente essere compreso. Io penso che Officina sia un punto strategico. Devo dire che Gianni non ha mai scari apprezzato questa mia convinzione, lo dico perché devo al maestro quasi tutto, per cui non posso negare che invece non condivideva questa mia affermazione, che però io mi rifaccio approfittando della sua assenza. E cioè che Officina è l'ultimo momento in cui Pasolini crede possibile unire il cambiamento politico, la testimonianza intellettuale e la rivendicazione dell'autonomia della testimonianza intellettuale. Sta per sorgere in altro frangente, con altri vicini di vita, il Pasolini dove il nulla, la morte, la criticità assumono dimensioni ben più ampie. Officina è ancora un progetto in qualche modo, anche se è un progetto fortemente autonomo, molto particolare, neosperimentalista, non sto a dire perché entrerei in settori diversi dell'asbio e pasoliniano, ma è un progetto, come dire, ottimistico. E il suo fallimento, o meglio, poi un fallimento che è dovuto all'autocoscienza dell'autore, che in qualche modo, dopo aver convinto Fortini, Scalia, Romanò, Roversi, no, a questa impresa, dove pur non avendo una poetica assolutamente definita possiamo cogliere nettamente anche un senso di un'identità, in qualche modo avverte i sodali dell'impossibilità di questa operazione. Non a caso siamo in una fase che non sarà problematica solo per Pasolini, finisce lo stalinismo, c'è Khrushchev, ci sono, come dire, c'è un primo grande disgelo che però, insomma, può essere vissuto anche con l'ottimismo di chi pensa che c'è sempre una nuova stagione, o anche con il senso, come dire, del nulla che bussa alla porta e che magari più avveduti possono aver scorto. Ecco, certamente tra questi c'è Pasolini. Poi Roma sarà tutta un'altra vicenda, ma io credo che non sia un caso, forse un azzardo, che proprio a Bologna, o perlomeno con l'ambiente bolognese, Leonetti, si tenta un'operazione ottimistica.
Pasolini negli anni, nei mesi che l'hanno avvicinato a quella morte tragica, ritestimonia il senso di questo altro paese dove tutto funziona mentre altrove non funziona niente, mentre altrove c'è l'omicidio del capitale scatenato, che era il PC, no? Lo testimonia quasi un po' come ricordo e nostalgia. In Bologna ricordo la nostalgia, vogliono dire anche governo, possibilità. Con l'affermazione della impossibilità di questo progetto si rompe un punto di equilibrio molto importante. Dove porterà Pasolini, erede consapevole fin da adolescente del ruolo della cultura classica e della necessità di civilizzare di chi ha avuto questo portato? Promotore di un progetto che mentre teorizza una poetica particolare di sperimentazione, insomma di ricostruzione della lingua, dice è possibile un impegno diretto dell'intellettuale nella regione politica, poi, come dire, il senso invece di un teorema che non dà una soluzione corretta. Pasolini non avrà più, a parte alcuni episodi fuggevoli molto importanti, alcune ambientazioni filmiche, e poi anche un dato curioso, ma che secondo me andrebbe forse più indagato, ma non certo in un intervento su questo tema, che è quello del pensiero, una passione di cui un po' si vergogna alle volte, non si sa perché, per la spada di calcio, che mantiene tutta la vita, insieme anche a una passione particolare per il barone dello scudetto e al suo capitano, ma questo è un altro discorso. Ecco, certamente, ecco, l'elemento di bolognesità poi è perduto. Io penso che averlo perduto con l'affermazione dell'impossibilità sostanzialmente di un rapporto intellettuale riformismo vincente sia un significato che anche questa città deve tenere per sé anche nella storia delle idee di Bologna. Come evolverà poi il pensiero pasoliniano? Adesso non si può dire in 5 minuti, soprattutto non lo posso dire io, ma magari si può procedere per negazioni. Ci sono alcune affermazioni universalmente diffuse circa l'identità, come dire, teorico-politica di Pasolini. Sono per lo più delle sciocchezze, ma è normale che questo avvenga. Purtroppo qualcuna è una grave sciocchezza. Per esempio l'affermazione che Pasolini si fosse schierato per condannare i movimenti di contestazione degli anni 60 e 70, per esempio è una falsità, ha scritto delle frasi su Villa Giulia, peraltro giustissime, a mio avviso, ma in un contesto di bene invece di impegno costante a favore dei diritti di parola, di libertà, di testimonianza, affermato anche con danni personali rilevanti che tra l'altro erano in parallelo alla sua vicenda di perseguitato dalla legge, dal bigottismo, dalle denunce, insomma questo è un punto che va affermato. Secondo punto, ecco, Pasolini in qualche modo, come dire, dall'impossibilità di un connubio felice fra non so come definirlo, ma insomma gli elementi costitutivi di una sinistra e un'intellettualità critica, arriva al nichilismo, arriva sostanzialmente vicino quasi a una reazione. Ci sono correnti di pensiero, attenzione, che ancora universitariamente hanno poco peso, ma socialmente cominciano ad avere un grande peso, che invece lo fermano. Io per esempio ho avuto l'onore, ma un onore problematico, di essere per un periodo vicino al filosofo Costanzo Preve, un grande genio dimenticato della nostra cultura, ma Costanzo Preve è giunto negli anni finali della sua vita, anche per il rapporto con De Benoit e altri, è giunto a teorizzazioni, secondo me, estremamente negative, richiamandole anche a Pasolini, proprio sul fatto che il rifiuto dell'Occidente, del tempo progressivo, dovesse essere così radicale da giungere al nichilismo e all'affermazione sostanzialmente quasi di quello che potrebbe essere persino un rosso brunismo, no? Io questo lo richiamo non per fare dei corticircuiti immediati tra politica e pensiero, per carità, però per dire che attenzione, che questo campanello sta suonando, ed è uno dei campanelli dell'ora, perché la società così com'è non va, non piace, non attira, non fa egemonia sui giovani intellettuali,
attenzione, perché se si dice che è sbarrata ogni possibilità di cambiamento, poi arriva questo di cambiamento, e cioè il ritorno al passato. Pasolini non era assolutamente convinto della possibilità di un ritorno al passato. In qualche modo, questo è un punto interessante, mantenne sempre perlomeno un'abitudine al marxismo. Ma che cosa gli serviva del marxismo? Lo spiega molto bene. Gli serviva per vedere le contraddizioni che trovava nel corpo, come dire, vile, vissuto della sua esperienzialità, per cercare di leggerle meglio, no? Così, per esempio, perché stare con i contadini era una necessità, come dire, di un'immediata moralità, di una tensione morale. Ma diceva, Marx mi ha insegnato perché sono sfruttati i contadini, e quando troverà altro sottoproletariato abbandonato, no, non da riscattare, ma da, come dire, adottare. Certamente la categoria, si capisce dicendo solo queste parole, è quella del personalismo, no? Quindi si rifà a correnti cristiane, cioè ben note, però utilizzerà le categorie di un'analisi di classe, alle volte semplificata, alle volte mica tanto semplificata, perché Pasolini aveva anche una certa maestria documentabile, insomma, no? Si faceva poi aiutare da Leonetti, da Scaglia su questo piano, ma aveva anche, come dire, un'abitudine anche intensa, no? Diceva, io sono un povero Socrate, so pensare e non filosofare, ma quando pensava, anche se non usava i termini, come dire, del linguaggio settoriale marxista, era quello il riferimento, e lo mantenne tutta la vita. Solo che Pasolini, per stringere, usiamo la sua definizione, credeva nel progresso, non credeva nello sviluppo. Per capire meglio fino a che punto fosse questa condizione radicata, voglio citare la poeta, piccolissimo, la polemica dove lui è stato sconfitto, perché Pasolini lo diceva con orgoglio, Laura vince sempre, in un caso venne sconfitto in una polemica, che è quella con Eugenio Montale, secondo me venne sconfitto. Ma che cosa rimproverò in un articolo violentissimo a Sartre e a Montale, mi pare del 71, se non mi sbaglio, gli rimproverò di essere un borghese, cioè di essere colui che usa la propria, il proprio acume, la propria capacità discorsiva per negare il tempo al cambiamento, diremmo oggi, si può dire anche rivoluzione, allora lo diceva, senza dire però, questo imputa Montale, che la mancanza del tempo, cioè del futuro e di ogni progresso, anche dell'istituzione, anche del potere, anche della borghesia, e quindi è questo casomai che deve dire la critica che, come dire, non accetta il progressivismo generico, le sorti progressive. Voi capite che l'accusa è molto forte, no? C'è, secondo me, il Pasolini, ma ne parliamo un'altra volta, un tema lungo, anche qualcosa proprio di costitutivo, ma penso che ne fosse anche in parte consapevole. Insomma, lui apparteneva a una classe sociale di aristocrazia decaduta, e voi sapete che gli aristocratici, decaduti o meno, possono piacere i sottoproletari, ma i proletari no, e con la classe operaia fanno molta fatica a commisurarsi, o con quello che è stato nei secoli il soggetto che poteva chiedere di sostituirli direttamente. Certamente questo può essere anche, come dire, un dato per che come Boutard e Magni fino a un certo punto possiamo richiamare, ma questa accusa non tale significativa. Va rifiutato il borghese, va rifiutato il senso di uno sviluppo lineare, e anzi bisogna produrre con il mantenimento di tutto quel portato anche morale, di volontà di testimonianza, di lotta, di battaglia ideale e culturale, che è così tipico di Pasolini sempre, il senso della negazione. Cioè il senso di essere di fronte a un futuro incerto, non a un futuro di progresso o di reazione, a un futuro incerto per le sorti stesse dell'umanità. Racconta Gianni Scalia una piccola aneddoto, insomma, che una volta quasi schiacciocando e rifacendo una scena del Bidone di Fellini, si fermarono, insomma, da un benzinaio, e a un certo momento, finito uno scherzo più o meno simpatico, insomma, a questa persona, lui chiese l'età dei figli che erano lì attorno a questo benzinaio, poi fecero un po' di conti e disse, insomma,
dopo il 2000 lei avrà, non mi ricordo più l'età che era, e insomma potrà scorgere che la fine del mondo è vicina. Allora, è un aneddoto, no? Ma nella testa di Pasolini c'era anche questo. Allora, si dice che anche ha visto molte cose del nostro sviluppo, diranno gli altri, inutili che lo recitino. Speriamo che non abbia previsto questo, ma certo il senso dell'isola di Pasqua, in cui ogni contraddizione alla fine sega il ramo dell'albero dove stiamo seduti, era certo in lui molto presente. Quello che possiamo dire, insomma, in definitiva, che si può dire fare tante cose, l'ha detto anche Bazzotti prima che vanno riscoperte, ma insomma ci penseranno gli studiosi, è che il senso di quella invocazione agli amici, di sentirsi responsabili, di sapere che non è automatico che altri ripercorrono le nostre stesse possibilità di utilizzo del sapere, è anche quello che ci ha portato vicino e ci ha fatto incontrare persone come Scaria, Paolo Borboni, Laura Betti, e forse se resistiamo qui dobbiamo dire ancora grazie a Pier Paolo Pasolini.